Noi abbiamo messo un autovelox come si mette in molte parti d'Italia, sta lì, è funzionale alla mitigazione del rischio di incidenti stradali in quanto è un deterrente per la velocità, è stato autorizzato a tutti gli enti che dovevano autorizzarlo, sta funzionando correttamente, quindi in realtà capisco che all'inizio ci poteva essere, è sempre uno strumento che crea sanzioni al codice della strada, però come ogni sanzione si hanno sanzioni quando non si rispettano le norme del codice della strada, però credo che ormai si sia diffusa la conoscenza della presenza di questo strumento e quindi l'unico vero risultato è che su quel tratto di strada si cammina in maggiore sicurezza. Ma l'autovelox non è che l'abbiamo inventato noi, l'autovelox l'ha inventato, è uno strumento normativo che è finalizzato a creare deterrenza rispetto alla velocità eccessiva del veicolare, tant'è che io penso che chiunque passa di là si rende conto che oggi si percorre in maggiore sicurezza quel tratto di strada. Ma noi abbiamo impugnative credo intorno all'1% delle multe che vengono elevate, quindi è un numero fisiologico, ma anzi anche al di sotto della normalità. E vabbè, chiunque, anche rispetto a multe di divieto di sosta, a volte si fanno delle impugnative, non è questo il problema. In realtà è che è bene che gli automobilisti sappiano che c'è quello strumento e tra l'altro è stato fatto un investimento, tra l'altro voluto non da me, ma anche da precedenti amministrazioni, è stato fatto un investimento nell'acquisto della strumentazione, della realizzazione dei lavori, quindi non vedo proprio perché bisognerebbe toglierlo.